Ciao a tutti amici di Playrenz, oggi siamo ritornati qui con Zelda Breath of the Wild. Ragazzi, e oggi vi facciamo vedere qualcosa che non si vede tutti i giorni nella realtà, perché nella realtà non abbiamo il cel shading in faccia. Allora, in realtà tu già hai spoilerato che cosa succede se andiamo in un certo punto della mappa. In realtà questo è un glitch noto perché è più navigato nel mondo di Zelda. Sì. Ma vogliamo farvelo vedere di persona. In pratica c'è un ponto. Di persona? Non è che sono non qui a vederlo con noi. Non è di persona. C'è giusto uno di voi iscritti. Resta là però. Non ti muovere. Stai con la catena, fermo. Mamma mia, la ciotola te la mettiamo dopo. Non è vero. Noi trattiamo bene gli iscritti. Allora, c'è un punto, dicevo, della mappa sì. In cui praticamente il gioco si glitcha e mostra la sua vera natura. Link nudo, non nudo, cioè privo degli effetti grafici del cel shading. Teletrasportatevi alla torre del lago. Sì. Non ho sbagliato prima a teletrasportarmi, eh? No, ho sbagliato. No, no. Avevamo registrato tutta una parte, ma dove non è? No, non è che dov'è, lo sapevo dov'è, però sbagliato. Ho sbagliato comunque. Aiuto. Lì. Tu devi commentare insieme a Link, però qui è morto. Allora, qui è Dead Link, qui è Alive Link. Esatto, quindi fa un po' impressione come cosa. Okay. Siamo arrivati alla tour. Se non ci sta, però. Ok, ci sta. Alla tour del lago. Allora, dov'è il coso? Il ponte? Sì. Allora, ponte? Ponte, eccolo qui. Ponte ponente, ponte P, ponte Tapperugia. Non l'ho mai capita, veramente era per gli idioti, vero? Ah, esatto. Allora, innanzitutto paraveliamoci qui sopra, per sport. È carino quello di Wind Waker, sì, no, è il più carino di tutti e non ce n'è per nessuno. Allora, vabbè, non c'è bisogno di cadere qua sopra perché andiamo oltre, perché è quello che ci interessa, capito? Sì. Quello là, cioè il drago lì che mi piace, è bello. Non ce ne frega niente a nessuno, né per... ok, evitiamo i nemici, andiamo dritti dritti al ponte, perché sennò... È al ponte, oh mio Dio! Allora, il cel shading è proprio questo aspetto cartunoso che ha un po' Zelda Breath of the Wild, no? Sì, non è estremo come quello di Wind Waker, no. Però effettivamente c'è, è cosparso da questo filtro di cel shading. Quanto migliora il cel shading in questo gioco? Vediamolo subito. Allora, praticamente ragazzi, ecco, siamo arrivati, vi faccio vedere dove mi trovo nella mappa, esattamente qui. Sì, quindi qui, allora siamo qui ragazzi. Qui, esatto, qui all'inizio del ponte. No, sbagliato! Non okay. Siamo molto precisi, siamo, ti trovi qui. Sì, esatto, ti trovi qui. Bene, allora vedete quella fenditura lì? Sì. Arrampichiamoci come se non ci fosse un domani, un dopodomani e anche un l'altro ieri. Un weekend. Vabbè, basta, sei arrivata, non è che a un certo punto. Okay. Attenzione, vedete, tutto a posto? Sì. Oh! Che cosa? Attenzione, no, qui ancora cel shading. Così, senza cel shading. Okay. Ve lo faccio vedere meglio. Guarda, questo è cel shading, questo è senza cel shading. Guarda come cambia pure i colori della bocca. Non ha la lingua, tipo. Sì, gli mancano, ecco, gli mancano, ecco. Sì, gli mancano proprio i colori. Dei colori. Ragazzi, quindi questo in realtà è una frattura spazio-tempo che... è catafratta, se vogliamo, no? Catafratta. E praticamente prende catafratta, tu sai chi lo diceva, cosa? Esatto. Praticamente prende Link e lo mette in una posizione temporale parecchio scomoda, che sfugge al concetto di spazio-tempo iride solare che colora praticamente. Insomma, ma è un bug del cazzo. E si priva pure del luccichio negli occhi. Vedi, poi il luccichia quando luccichia sono tipicamente spenti. Squisitamente nipponico. Sono spenti, esatto. Quindi niente, questo è proprio... ho sbagliato, non volevo fare la foto. Hai fatto di quel colpo di sole. In realtà è anche simbolicamente la rappresentazione di due mondi che collidono in un'unica persona e che producono effetti contemporaneamente neutrali, perché lui non reagisce, ma simultaneamente anche parecchio devastanti per l'occhio umano. Queste sono delle considerazioni da biminchia quando fa il filosofo. Esatto. Se vogliamo. Esatto, sì, il signor Bimbo effettivamente. Tempo lei, nel frattempo io provo a rompere il gioco, cioè provo a fare cose, però sì. Non proviamo si a rompere il gioco. Dai, rompi il gioco, rompi il gioco. Gli effetti sono immutati? Guarda, tutto che sfarfalla se lo metti tutto a destra, guarda. Vedi? Qua sfarfalla. Ah, qua non è proprio... sfarfallazza, sia liesing, praticamente alla liesing. È potentissimo, invece qui è... aspetta, devo prendere il punto. Così fa impressione, effettivamente. Guarda.
Fa impressione e il rosso predomina su quelli che sono invece. Ecco, vedi così com'è bello? Colore, esatto. Così è bello, così fa schifo. Così, proprio. E così invece è bello. Effettivamente il cel shading qui ha aiutato tantissimo, sono caduta, gli sviluppatori per rendere la grafica molto più bella. Qua è qualcosa, ah, la mia freccia. Ok, molto bene ragazzi, questo intero video era solo per mostrarvi questo. Quindi sì, fatevene una ragione, cioè qualora voi pensavate che fosse una cosa più profonda. No, però noi abbiamo visto che su YouTube ci sono tantissimi video di questo tipo. Cosa succede se vado con Trevor in GTA 5? Bravo. Nel mare nuota. Cioè in che fa? GTA, nuota. Cioè ci sono tantissimi video di GTA. Mi hai tolto la ciabatta. Sì. Cosa succede se levi la ciabatta? Se vai in questo punto. E io ho detto, ma scusate, facciamo vedere ai nostri amici con questo stesso tipo di video. Sì. Che cosa succede? Insomma, comunque poi ragazzi, ci sono altri video. Vedere, abbiamo deciso di non farlo vedere ai nostri amici, ma a voi. Quindi questa è andata così. Quello là si sta liberando dalle manette. Si sta liberando, non c'è. Abbiamo deciso, ci sono altri glitch che ho scoperto, sì, famosi, di Zelda Breath of the Wild. Se voi siete pigri, non siete, volete vederli da noi. Se voi siete pigri, non siete, Se volete vederli da noi, sì, io ve li faccio vedere volentieri, così passiamo insieme 10 minuti per ridere. 8 minuti per 8. Non sì, ci arriveremo. Anche 9:59. Non ci arriveremo a 10 minuti per questo video e noi ve ne porteremo un altro molto volentieri. E quindi ragazzi, noi vi ringraziamo e ci vediamo alla prossima. Sei liberato, hai visto? Ciao. Ciao a tutti, riciclenti.